Allora, eccoci qua di nuovo in continuazione del video che vi ho fatto stamattina. Adesso Pietro Bisanti on the road Fiat Uno GPL direzione Romagnese. Vi faccio anche questa volta godere un po' del bellissimo panorama by night. Allora, poi alla fine il lavoro è andato come doveva andare. Una cosa che ho imparato facendo il giardiniere è proprio che tutto quello che vi sembra in alto, che vi sembra piccolo, poi quando cade bisogna stare attenti che non è così piccolo e leggero come sembra. Allora, la potenza del corpo umano al gorilla non serve una lara per vivere in salute. Primo manuale igienismo sul campo è un libro... È tanta roba, non perché l'ho fatto io, ma è tanta roba. Ho condensato tutto quello che ho imparato in tutti questi anni di alimentazione, salute, corpo umano, parlando con migliaia di persone, confrontandomi con migliaia di persone delle mie giornate igieniste, tutto. Allora, è in prevendita a libri@pietrobisanti.it, fatevi questo bel regalo. Non è la Bibbia, perché la verità in tasca non ce l'ha nessuno, ma penso che più spunti di così non si possano avere da nessun'altra opera attualmente sul mercato. Ed ora a bomba! Allora, l'altro giorno stavo guardando un po' di televisione e mi arriva una pubblicità di una delle associazioni che sono finalizzate a raccogliere fondi per le malattie rare, no? Quindi fanno partire una bella musichetta e poi intervistano i genitori di turno, che con no, andando a toccare sulla parte del vostro animo più sensibile, vanno a dire che la ricerca è l'unico modo che noi abbiamo per poter salvare i nostri bambini e quindi la ricerca va sovvenzionata. Oh, adesso con voi faccio un po' di considerazioni. Allora, partiamo dalla prima considerazione, numero uno. E cioè, dove porca troia sta scritto che sia io sentite le campane, come l'altra volta, è incredibile. Che tempismo, che ore sono? Le 7:30. Allora, dove sta scritto che debba essere io a dover dare dei soldi? Allora, sapete molto bene che i soldi vengono creati, quindi non sono come le mele su un albero che finiscono, e quindi se un governo volesse sovvenzionare la ricerca, non avrebbe altro da fare che schiacciare un tasto e riempire questo ente benefico a livello digitale di tutto il denaro che vuole. Se non viene fatto, non vedo il perché debba farlo io, dato che il denaro che io vado a guadagnare è il risultato della mia fatica, del mio intelletto e del mio impegno. Altra cosa, è incredibile, e dico incredibile, di come loro stessi causino il problema e poi loro stessi ti offrano una soluzione, ma una soluzione farlocca dove oltretutto sei tu che devi pagare. Cioè ti fanno cornuto e mazziato 10.000 volte. Cioè la maggior parte delle cosiddette malattie rare, malattie genetiche,
non sono altro che il risultato della mano dell'uomo. Voi non avete idea di quante tipologie di farmaci, di quante tipologie di alimenti, di quante tipologie di punturini pediatrici e non, vanno poi a causare quelle che vengono, che sono le cosiddette malattie genetiche, malattie rare. Se uno perdesse un po' di tempo a fare delle ricerche, capirebbe di come moltissimi scienziati alternativi hanno evidenziato ben più di una volta di come la genetica e quindi i nostri geni siano influenzabili in continuazione dall'ambiente che ci circonda. Quindi prima autorizzano antiparassitari in agricoltura, per poi attraverso l'uso di questi antiparassitari andare a causare delle vere e proprie mutazioni genetiche, per poi andate a chiedere dei soldi per trovare una soluzione. Naturalmente l'utilizzo di antiparassitari è autorizzato da il governo di ogni paese, non viene fatto così d'amblè. E quindi potrei andare avanti all'infinito su questo discorso. Altra cosa, noi continuiamo a pensare che la ricerca abbia chissà quali poteri. Noi bisogna cominciare a capire che la classe medica ha dei poteri veramente, veramente molto ridotti. Direi che fra tutte le arti, non la chiamo scienza, ma la chiamo arte, fra tutte le arti, la scienza medica, l'arte medica è quella che ha in assoluto più limiti. Se osservate l'architettura, l'ingegneria, vi accorgete di come vengono fatti passi da gigante nell'utilizzo di materiali, eccetera, nell'utilizzo di tecniche costruttive, se osservate la tecnologia moderna, che poi, se dobbiamo aprire una parentesi sulla magnificenza del passato, che non è più replicabile al giorno d'oggi, probabilmente perché le civiltà del passato non hanno niente a che vedere con quelle di oggi, questo è un altro paio di maniche. Però se dobbiamo veramente analizzare i grossi passi avanti che ha fatto la tecnologia a livello di comunicazioni, di cellulari, eccetera, andiamo a vedere e andiamo a scoprire di come l'arte medica in realtà di passi da gigante non ne ha fatti proprio per niente. Cioè l'arte medica non fa passi da gigante perché non ne può fare. Quando vedete, vi fanno vedere, no, dai laboratori, dateci i soldi per le malattie genetiche, vedete tutti lì con le provette. Dovete mettervi nella testa che la medicina non è come la costruzione di un palazzo, dove una volta che hai compreso un metodo e hai compreso come funziona un materiale e hai compreso determinate modalità costruttive, quelle sono e quelle vengono. L'uomo è capace di far volare un aereo, ma non è capace di sconfiggere il cancro. Perché? Perché i presupposti con cui parte per poter costruire un aereo sono giusti, i presupposti con cui parte per andare a sconfiggere il cancro sono sbagliate. Cioè l'arte medica parte da dei presupposti completamente sbagliati ed è la motivazione per cui è un fallimento totale al netto delle emergenze. Quindi si può andare avanti all'infinito a studiare malattie rare, a studiare, sì, una volta che uno studia e può anche avere dei dati di fatto, no? Cioè si accorge che in una determinata manifestazione di malattia i geni sono compromessi in determinate sequenze, ma al netto di questo
l'arte medica può solo arrivare a vedere quello che il corpo gli permette di vedere, ma non potrà mai e poi mai fare qualcosa veramente di proattivo per cambiare una situazione. Perché? Perché un palazzo e un aereo si comportano in maniera diametralmente opposta da quello che è un'entità vivente qual è il corpo umano. Quindi non lasciatevi imbambolare dalle solite, no, promesse da marinaio dell'arte medica, perché anche e soprattutto nelle malattie rare e genetiche, quando essa stessa non ci ha messo lo zampino, in realtà i poteri di intervento sono pari a zero. Fatto sta che poi alla fine, se poi voi osservate, i poteri di intervento in questi campi dell'arte medica sono solo ed esclusivamente quelli di tamponare a livello sintomatologico determinate manifestazioni, per esempio nella sclerosi multipla, ma potrei parlare del lupus, potrei parlare della colite ulcerosa. Quindi il corpo è una macchina misteriosa. E poi c'è un'altra parte che vi manca. Ieri vedevo un video veramente molto crudo, cioè di una mamma bufalo che dà alla luce il figlio. Neanche il figlio è ripulito dal sacco amniotico e lei neanche è riuscita ancora a espellere la placenta, che un branco di leoni tenta di catturare il cucciolo. Lei combatte strenuamente. Pensate alla differenza fra le donne, no, che partoriscono lì tra 12.000 urla di dolore o sembra che stiano a volte scalando la maratona, mentre nel mondo animale si partorisce con il leone che è lì pronto a mangiarti e non hai neanche il tempo di respirare. Questo con tutto il rispetto per le donne e per il parto, però per farvi vedere la grande differenza con il mondo animale. E quindi dopo una marea di tentativi i leoni riescono a prendere il cucciolo, a ucciderlo, dopodiché arrivano due leoni maschi e uccidono anche la mamma bufalo. Uè ragazzi, è un video veramente toccante. E allora cosa vuol dire? Che la natura ragiona in maniera molto diversa da noi. E cioè nel momento in cui tu nasci difettato, può succedere. Può assolutamente succedere. Io non ho mai detto che il corpo umano sia una macchina perfetta. È una macchina perfettibile, è una macchina con grandissime potenzialità di autoreferenziale e di autoguarigione. Ma signori miei, anche quando prendete una fragola e vi accorgete che non è una ma sono due fragole unite per metà, capite che tutto è possibile nella natura, al netto di tutte le imperfezioni che avvengono nella natura a causa del nostro stile di vita e dello zampino dell'arte medica obbrobriosa. C'è da dire che esiste anche la casualità e del fatto che non tutte le ciambelle riescano col buco. In natura, io per esempio guardo il mio egisto, no? Il mio egisto è un gatto che sicuramente è stato abbandonato dalla mamma, che grazie alle mie amorevolissime cure, un'alimentazione a carne cruda perfetta, eccetera, è un gatto che se prima quando era cucciolo faceva due passi e poi si doveva sdraiare perché non riusciva a camminare, adesso è un gatto invece che seppur con delle importanti malformazioni ossee è un gatto che riesce a vivere. Ma c'è da dire che lui per salire sul divano di casa mia deve prendere la rincorsa, mentre i gatti di mia mamma, che sono gatti tra virgolette normali, riescono ad arrampicarsi con un salto sull'armadio di casa. Egisto è un gatto che in natura sarebbe morto.
e sarebbe diventato cibo per poiane, per tassi, per corvi, nella normale, no? Selezione della specie. Che poi io abbia messo lo zampino e gli abbia dato una possibilità non significa che la natura funzioni così. In natura chi nasce difettato viene fatto fuori dalla natura stessa. L'uomo, salvando i propri simili difettati, va contro natura e non fa altro che far proseguire la specie in maniera difettata, difettosa. Che poi, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo, l'uomo ha sicuramente delle sfaccettature sentimentali che in natura non dico che non si trovano, ma non si trovano probabilmente come quelle che ha l'uomo. Però questo semplicemente solo per farvi pensare che spesse volte che la natura, se la natura ragionasse a empatia, non avremmo carnivori, avremmo solo erbivori e avremmo il mondo invaso di bufali, invaso di caprioli, invaso di antilopi. Mentre in realtà tutto quello che noi vediamo e tutta la crudeltà che noi vediamo, che vi piaccia o non vi piaccia, ha un grosso senso logico. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.